È domenica 15 dicembre, quindi siamo a metà del mese di dicembre e quindi oggi c'è il momento settimanale, ormai diventato solo settimanale, della visita ad Amaltea, nella frazione di Coatesa, per vedere gli ultimi frutta che è rimasta, ancora qualche caco, ancora qualche kiwi. Va detto che adesso c'è una libido minore su qua. Negli anni scorsi solo il fatto di ogni domenica doveva essere passata qua, dalla mattina alla sera accendendo la stufa. Adesso la libido è concentrata sulla stanza comasca e quindi un po' meno, però oggi è la giornata, quindi cominciamo a vedere la cappella con il. E questo è il. Sono questi passi, i famosi 500 passi che portano a questa. Al luogo di Coatesa, quindi ancora il luogo in cui si arriva ancora a piedi, e questa è la sua bellezza. Qui il lago adesso si presenta, è il punto in cui c'è lo squarcio del lago con la sua luce. E quindi dicevo, ancora il cammino sui sassi. E poco fa in macchina con Luciana parlavo delle tendenze di crisi, perché i giornali continuano a parlare di questa crisi economica, la disoccupazione, i giovani che non lavorano. E mi veniva in mente che uno dei fattori principali di questa crisi è la crisi delle merci, la crisi dell'acquisto di beni concreti, di oggetti fisici. E che quindi a contribuire alla crisi sono tutti quelli che hanno in mano un telefonino, un iPhone, un cellulare, un computer, tutti prodotti non prodotti in questo paese, e quindi non c'è da stupirsi se ci sia una crisi, se tutte le merci concrete sono state prodotte da qualche altra parte. E la seconda cosa che mi viene in mente, sono arrivato qui appunto al punto giusto, è questa intervista che Davide van der Sveus ha fatto al cavatore di pietre dell'Alto Lago, un uomo con un occhio irrigidito dalla fatica, che raccontava della fatica immane di. Si viveva così, diceva, si viveva con poco, diceva quest'uomo, comperavi un pezzo di montagna. E poi da quel pezzo di montagna dovevi cavare i sassi e portarli giù. La fatica più grande era andare su in montagna con la slitta, e poi bisognava portare giù i sassi. E mi viene in mente che questo è un esempio. Questo è un esempio di che cos'era il lavoro fisico nell'Ottocento, nel Novecento. Il lavoro fisico era questo, cioè costruire mura come questo. Ora non dico che si debba tornare a quelle fatiche di un tempo, però sta di fatto che quel modello di sviluppo non è quel modello di sviluppo che è in crisi, il modello di sviluppo è quello nuovo, che ha sostituito alle merci concrete le merci immateriali, queste merci immateriali che sono per l'appunto i telefonini, gli iPad, gli iPod, gli iPhone, tutte queste macchine comunicative. In cui che cosa ci si comunica? Ci si comunica per l'appunto le notizie drammatiche sulla crisi e la miseria crescente. E allora di nuovo quando ascolto queste notizie mi viene in mente la fine della Seconda Guerra Mondiale, gli anni del 1945-1948, ben documentate nei servizi di Paolo Mieli sulla storia d'Italia di quel periodo. E quindi dico, è vero, oggi la situazione è drammatica, oggi la situazione è difficile, bisognerà trovare qualche tipo di soluzione, però sta di fatto è che oggi tutte queste persone hanno un medico di base,
un ospedale, hanno in mano il loro fogliettino voucher con cui pigliare la spesa farmaceutica, e tutto questo è stato dovuto a questo che viene colpevolizzato: incremento della spesa pubblica, le spese inutili. Non vorrei mai vedere questo, che cosa succede nel momento in cui non ci sarà il medico di base, la medicina specialistica, semplicemente si regredirà a situazioni peggiori di quelle precedenti. A contribuire a questo tipo di situazione sono stati giornalisti lividi come Travaglio, giornali terroristici come la Repubblica e giornali parafascisti come il Fatto Quotidiano. Tutto questo è l'effetto di questa esplosione della società della comunicazione e dell'indebolimento della società del prodotto fisico, espresso qui dentro in questa muraglia costruita a mano, perché anche questo muro qua è stato costruito a mano. E questa è la meditazione che si può fare ragionando, camminando e venendo a Maltea in un giorno di metà dicembre del 2013, in questo luogo ancora carico di una cultura della manualità, una cultura fatta di oggetti concreti. E quindi oggi passeremo qui massimo un 2 o 3 ore a prendere le ultime cose che sono rimaste nel giardino e, per quanto mi riguarda, avere una certa nostalgia delle giornate passate lì in quel soggiorno con la stufa accesa dalla mattina alla sera. Ma che cosa ci si vuol fare? La vita cambia, e laggiù in fondo, oltre, al di sotto, da dove si vede il faro di San Maurizio, dietro c'è la stanza che dà sul centro storico. E quindi oggi la libido è laggiù.